vigne stanno immobili, nel vento forse nato. Conad seleziona scrupolosamente i suoi produttori. I prodotti a marchio Conad Percorso Qualità oggi raggiungono un obiettivo ancora più alto, con una difettosità praticamente inesistente se si conta il numero di prodotti, fornitori e territori coinvolti. Tutti i prodotti a marchio Conad sono fatti con cura e con passione. Quanta passione, un'illusione temeraria, un indiscreto finale. Qualità, selezione e controlli garantiti dall'esperienza di chi ama il proprio lavoro. Conad, persone oltre le cose. Eccoci qui, amici prontissimi, ogni giorno con una nuova ricetta in compagnia del nostro chef, nostro amico Antonio Di Giovacchino. Ciao Jennifer. Allora, bene. Gnocchetti di patate viola con baccalà e peperone rosso, quello croccante. Quello che ci piace tanto, quello che noi praticamente noi mettiamo il anche nel latte. Mettiamo tutto, da tutte le parti. Mettiamo i cornflakes. Però qua ci sta bene, ci sta bene. Allora, gli ingredienti semplicissimi. Abbiamo fatto degli gnocchetti con patate, abbiamo sbollentate le patate viola, abbiamo spellate, passate al passapatate, semplicemente come si fanno gli gnocchetti. La caratteristica della patata viola rispetto alla patata normale qual è? È uguale, è praticamente è più asciutta, leggermente il sapore è la stessa cosa. Il colore è bellissimo perché il colore è eccezionale, ma il sapore è simile, è uguale, un po' più asciutto, un po' più, sembra una patata di montagna. Asciutta come quelle rosse. Buonissime, sì. Allora, abbiamo una volta fatta questa, andiamo a mettere allora un po' d'olio. Ah, quindi gli gnocchetti, vabbè, sì, praticamente gnocchetti seguiamo fatti, la ricetta l'abbiamo tradizionale. Già fatta nella ricetta tradizionale. Patate, farina. Le surgite, si dice qua da noi. Patate, farina, un po' di sale e chi vuole non si vuole andare, mette un uovo, mette un rosso d'uovo. Chi non vuole, io l'ho messo adesso. Tu l'hai messo? Chi non vuole non lo mette, però si può fare anche senza. Forse sta a discrezione della cuoca. Bene. Chi riesce a fare un gnocchetto senza mettere l'uovo è una bella e sfida, perché delle volte la mia nonna fatto. Salutiamo la nonna. Ciao nonna, sempre senza uova e le sono sempre uscite. Le ricette della nonna sono sempre da... E li fa ancora? Vedi? A 90 anni li fa ancora? Senza uova. Senza uova. A me piacciono così, anche un po' più morbidi senza uova. Però dopo ci sono troppo morbidi. Va bene. Noi accontentiamo i gusti. Allora, Jennifer, andiamo con l'olio, mettiamo questa cipolla. Ok, abbiamo messo la cipolla tagliata finemente. A imbiondire. Ok, imbiondire. E adesso tagliamo il nostro baccalà già spinato. Okay. Diciamo, tagliamo delle striscioline. Sì. Sfilettiamo un po'. I pezzi più belli prendiamo. Quanto profumo. Tagliamo semplicemente a strisce. Sì. E ci siamo. Questa è una ricetta semplicissima, sì. Vedrai. Adesso, una volta che la cipolla è andata, vedi, andiamo a mettere il nostro baccalà. Queste sono quelle ricette semplici che però sono piene di gusto, di veramente di passione, di cuore. Buonissimo. Allora, di sale, pochissimo sale. Baccalà veramente si abbina a tante cose, veramente, possiamo fare molto. Baccalà è un ottimo prodotto, diciamo che è una cucina di terra, il pesce dei poveri, perché è praticamente le nostre nonne e faceva l'unico pesce che aveva a disposizione era questo. Allora, periodo invernale soprattutto. E pensare che adesso è tornato di grande prestigio, cioè ha veramente acquistato un valore nel tempo, però ha un'origine praticamente povera. E oggi invece l'abbiamo tanto rivalutato. Lo stoccafis e lo baccalà. Erano pesci essiccati che si potevano tenere tranquillamente dentro casa per tutto il periodo una volta acquistate, come si conservavano. Quando serviva si metteva a mollo ed ecco che riuscivamo ad avere il profumo, il sapore del mare diciamo a portata di mano, perché sì, esatto. Beh, oggi non abbiamo più questo problema, ecco. Problema, salutiamo il nostro chef
Marco Caldona, ciao, che il re ciao, del Marco. Mare, è una specie di Poseidon. Allora, che lui veramente i pesci in tutte le salse. Andiamo a mettere i nostri gnocchetti di patate viola. Questo praticamente deve semplicemente andare. Semplice, è già pronto, dopo vi faccio vedere come procediamo. Gli gnocchetti per cuocersi devono solamente risalire, giusto? Sì, 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 sì. Ecco qua, qua andiamo a mettere una spruzzatina di... Ah, che buono, un po' di pepe. Di pepe. Beh, con la cipolla e il baccalà il pepe, insomma, ci vuole. Sta. Ci sta. Ci sta. Sta bene. Proprio. E ci siamo. Allora, questo è pronto, senza farlo cuocere troppo, perché altrimenti diventasse secca. Il baccalà è buono anche crudo. La mia nonna lo mangiava crudo, così, sì. Messa a molle cruda. Marco Caldora, fa un carpaccio di baccalà al pepe rosa. Oh. Non avete idea. Immagino, io immagino. Voi che ci seguite sapete. Io immagino cosa possa essere la bontà di questo piatto. Allora, gli gnocchetti, vedi? Lentamente tornano su, eccoli tornano qui. Tornano su, vedi? E noi li andiamo a mettere direttamente a spadellarli in... Ah, quindi li facciamo saltare nel li condimento. Li facciamo saltare leggermente in modo tale che nel poi condimento. Tutti gli gnocchi prendano praticamente tutto il sapore, vero chef? Sì, 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 sì. Facciamo saltare un po', così magari i sapori riescono ad amalgamarsi. Bene. Colore praticamente comincia a uscire il viola e ci siamo. Eccoli qui, pronti per fare un tuffo insieme al baccalà. Al baccalà. Mazza che piatto chef oggi, eh. Oggi. Facciamo come abbiamo detto un po'. Vedi, manca un po' di colore qua. Sì, adesso infatti. Vedi, mancano quei colori che poi andremo ad aggiungere. A mettere, ad aggiungere poi. Allora, adesso la prima cosa andiamo a mettere del prezzemolo. Andiamo. E il salto c'è. E ci sta. E va bene. Andiamo a mettere del prezzemolo. Ah, è già il verde. È già il verde, vedi, eh? Già gli dà un altro tocco. Sì, 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 gli dà veramente quel senso del movimento anche. Spegniamo, no? La fiamma. Ok, e possiamo passare all'impiatto. Bene. Ci siamo, chef. La parte per me la puoi lasciare direttamente nella pentola. Com'è? La parte per me la puoi la parte in più? Direttamente nella pentola. Questo è un bel piatto abbondante adesso. Abbondante. Ma è talmente invitante, chef. Che poi, se vogliamo, anche veramente leggero. È leggero, perché non c'è niente. Semplicissimo. Torniamo al discorso, è un piatto semplice. Sano, proprio anche piatto sano. Povero, saltare. Anche sano, sì. Abbiamo messo anche poco olio qua. Così. Che poi l'olio d'oliva dopo fa veramente bene, lo dobbiamo mettiamo dire. Mettiamo un goccettino. Ecco qua. Come dice la nostra nutrizionista Anna, nelle giuste dosi, fa bene a tutti. Nelle giuste dosi, tutto, questa è una bella dosi, cosa, nelle bene. Giuste dosi. L'equilibrio, non lo dimentichiamo, però ogni tanto equilibrio è bello in anche tutto. Squilibrarci, no? Ogni tanto. Ogni tanto. <sempre. ride> Ecco, andiamo a mettere pezzettini di baccalà. Adesso andremo a mettere anche sopra un altro po' di prezzemolo. Andremo a mettere eccolo il qui. Nostro, il eccolo tocco qui. Finale, il colore finale che mancava, vedi? Croccantissimo. Il croccante e il colore. Ma mancava il croccante perché sono tutte cose morbide. E che il croccante ci sta. Che piatto oggi, chef. Oggi veramente, Buono, eh? Sì, 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 oggi proprio mi è entusiasmato. Questo è proprio nelle mie corde, proprio nei miei baccalà ti piace, sì. Tantissimo. Mi piace veramente tanto e poi adoro il ferfellone, l'abbinamento col baccalà è fantastico. E poi gli gnocchetti fatti in casa, beh, secondo me non hanno rivali, veramente. Conviene dedicare quei 10 minuti in più alla preparazione sì, guarda, di un piatto, che poi gli gnocchetti è un piatto semplicissimo. Farsi a casa è semplicissimo. È un piatto che praticamente con quattro patate e ci sfami... Sì, quattro bambini, ma li fai mangiare.
Ecco qua, Jennifer. Ci siamo. Beh, anche qui non possiamo che brindare con una passerina. Ah, aggiungiamo intorno anche... mettiamo un pochino di olio, proprio per la decorazione d'oro. Del piatto soprattutto. Solo per la decorazione del piatto e il colore. Allora abbiamo il bianco, il verde, il giallo dell'olio, il rosso del peperone e il viola della patata. Che meraviglia, chef. Ottimo, io ti faccio tanti complimenti. Oggi è l'ultima puntata che facciamo con il nostro chef Antonio Di Giovacchino, ma per questa settimana, perché tornerà presto ad essere il protagonista delle nostre ricette. Noi a questo punto lasciamo la parola alla nostra nutrizionista Anna e ovviamente salutiamo voi telespettatori che tutti i giorni ci seguite. Grazie, Chef in Cucina vi aspetta tutti i giorni. Su Rete 8. Ciao. Abbiamo detto che integrale è molto meglio di non integrale. Perché è più ricco di fibra, perché è più ricco di vitamine, di oli, perché rende più semplice il transito intestinale, perché chi soffre di stitichezza non ha più problemi. Ricordate che utilizzando alimenti integrali dovete sempre collegarli con giusto apporto d'acqua, perché sennò non avrete giusto aiuto dell'integrale.